Le piazze sono i cuori pulsanti delle città, i luoghi in cui si dà spazio alla gente e dove sono veramente le persone a comporre il paesaggio. La piazza è il luogo dove l'uomo si mette in gioco e vive il mondo, dove il cittadino crea e si mette in mostra come se all'interno della piazza, allo spazio architettonico, pur bello che sia, facesse un passo indietro per lasciare all'uomo la possibilità di diventare egli stesso parte dello spazio urbano. La piazza è quindi uno spazio relazionale, nel senso che individua i rapporti reciproci dei soggetti in funzione della loro comune appartenenza, ed uno spazio storico perché rammenta all'individuo le proprie radici. In questo senso i luoghi di incontro devono evitare di favorire l'anonimato e di impedire di mettersi in relazione con gli altri. Pertanto avvertiamo il bisogno urgente di favorire dei luoghi non solo di aggregazione, ma in cui si possa realizzare lo scambio di opinioni, di pensieri, di desideri e di intenzioni per una condivisione reale di valori comuni. La città ideale intreccia vita digitale e vita reale, prendendo il meglio dai due mondi, in un connubio che potenzia le caratteristiche positive di entrambe, per il benessere di tutta la comunità, ed è conseguenza delle innovazioni tecnologiche che permettono di trovarsi in una piazza del quartiere e contemporaneamente di essere connessi in rete. La piazza virtuale non è un luogo di incontro sostitutivo dei luoghi tradizionali di socializzazione. La virtualità permette di prolungare la frequentazione della piazza reale e di rendere più veloci ed agevoli lo scambio di informazioni tra i membri del gruppo. Per i giovani, non dimentichiamoci, le esperienze virtuali sono assolutamente reali.